Cari amici, buona giornata. Io non so che effetto vi faccia vedere sui media di regime, in questo caso le televisioni, apparire Nicola Zingaretti che dà consigli su come far ripartire l'Italia. E perché a me dà un senso di prurito? È perché, stando qui ai Castelli Romani, io tocco con mano i fallimenti di questo signore, che partono dalla funicolare di Rocca di Papa, che da 7 anni aspettiamo, disse quando posò la prima pietra, disse ci vorranno 200 giorni, per poi andare all'ospedale, il nuovo ospedale dei Castelli, che ancora è carente di posti, forse alla fine di quest'anno, forse. E poi da consigli, prendiamo i soldi del MES subito, già, perché Zingaretti, no, la sua necessità qual è? È quella di avere soldi da spendere, perché abbiamo visto appunto funicolare di Rocca di Papa e il nuovo ospedale dei Castelli, lui li sa spendere bene. Oddio, c'è sempre la vela di Calatrava del suo predecessore, Veltroni, il faraone Veltronankamen. Che non so se sia costato qualche cosa, lasciamo stare, va. E prendiamo i soldi del MES. Ora, lui dice che di questo c'è assoluta omertà, quando si parla di Zingaretti, assoluta omertà su questi grandi successi. Dice che ci sono 6,8 miliardi che stanno in arrivo qui nella regione Lazio per riqualificare il patrimonio dell'Ater, le strade, tante altre cose, alloggi popolari e poi i cantieri che arriveranno nel Lazio, opere pubbliche su tutto il territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, detto da un personaggio che, ripeto, ha dato così ampia prova di fallimento dove ha messo le mani, mi suona un po' strano, non so a voi, però lui dice che prendiamo sti soldi perché poi Gentiloni è fiducioso, l'Europa a destra e a sinistra, però vedete, Nicola Zingaretti dimentica una cosa, che il MES, è un trattato internazionale. Non è che si possono cambiare le regole di un trattato internazionale perché Gentiloni è soddisfatto, perché ha un pezzetto di carta che dice che l'Europa vuole aiutare, eccetera, eccetera. E parlando del trattato, al capo terzo, quando parla del capitale, dice che i membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all'allegato I, e si provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite dal presente trattato. Nessun membro del MES, dice al punto quinto, può essere considerato responsabile in virtù della sua appartenenza al MES degli obblighi da questi rivenienti da questi contratti. Ora, si tratta di 110 miliardi la quota che potrebbe essere richiamata e che fa capo all'Italia. E allora noi prendiamo questi 36 miliardi con l'unica condizionalità di spenderli bene, spenderli nella sanità, ma qua già vedo che escono fuori
ristrutturazione ladere, una cosa e un'altra. C'è una grande confusione in quello che dice Zingaretti, però nessuno lo rileva. Questa è un'agenzia dell'AGI, quello che dice, appunto di questa conferenza stampa che ha fatto in regione il presidente, e sul resto c'è omertà assoluta. Ci informano ogni giorno quanti infettati, quanti deceduti, quante cose, ma su queste cosette qua, le mascherine, la funicolare, l'ospedale dei Castelli, nessuno ne parla. Dei giornaletti locali, che ve devo dire? A me mi fa una strana impressione, mi viene l'orticaria a sentire praticamente sto fallito che dà consigli su come far ripartire l'Italia. Ma non lo so, a me mi dà questa impressione, non so che impressione faccia a voi, ma io sono veramente turbato.